Allora, avete inaugurato la nuvola, cioè quando tu sei venuta per la prima volta, Monica, a Roma, hai inaugurato la nuvola. Abbiamo inaugurato la nuvola, sì, siamo qui dal primo anno. Ah, fantastico. E se ti dovessi dire la più grande soddisfazione invece di questo anno che va a terminare, che cos'è stato per te come editrice? Ma la più grande soddisfazione è stata l'accoglienza di un libro che è stato un po' osteggiato all'inizio, di dell'esploratrice, ma che invece ha avuto poi un grande successo perché sono libri che affrontano temi dei quali si deve parlare. Ti posso fare una domanda proprio tecnica da fiera di mercato? A che numero sei con quel titolo un po'? Siamo in pochi mesi a quasi 4.000 copie. E vuoi dire il pubblico nostro, il titolo del libro? È Lina l'esploratrice. Allora, con Lina direi che possiamo esplorare il nuovo mondo. Esatto, sì. È con lei che dobbiamo esplorare il nuovo mondo, è a partire da lei, dalle sue amiche che dobbiamo esplorare il nuovo mondo. Io penso che, Manuela, tu abbia fatto un lavoro, vogliamo dire, non so, scusa, Monica, scusa perché sono stanca, cioè tutte le, diciamo, quelle che si occupano del settore dei libri per ragazzi, ma anche le insegnanti, le bibliotecarie, quando hanno cominciato a sentirsi un po' appagate sul fatto che finalmente certi temi venivano affrontati, che hanno preso in mano libri come questo, per esempio, ma anche come tanti altri, senza pensare agli ultimi. Io questo lo apprezzo moltissimo, perché a me piace la storia. Ed è giusto che alle donne piaccia la storia, perché se la devono riprendere in mano, perché come avete fatto anche per i costituenti, io poi ho fatto un libro sulle 21 scelte, perché mi ero accorta che nella mia generazione le donne non ricordavano i nomi. Quindi questo secondo me è un lavoro importantissimo. Vuoi parlarne del libro? Sì, approfitto per parlare anche, se posso, di questo, perché sì. Dopo le Libere e Sovrane è uscito anche Pioniere, che è l'ultimo libro, libro che abbiamo fatto uscire della stessa serie, e racconta proprio delle donne che hanno fatto l'Europa. Quindi dopo le 21 donne che hanno fatto la Costituzione italiana, abbiamo parlato delle donne, di una selezione di donne che hanno fatto l'Europa e anche dei contesti nei quali la loro opera è stata fondamentale. Io invece voglio parlare di questo perché non lo sapevo che tu l'avessi fatto. Io ho visto l'edizione inglese o americana, non mi ricordo. Inglese, ma che com'è il titolo? Is it cute to be good? Yeah, l'ho prenotato una volta, è una cosa che abbiamo fatto sul corpo e io penso che sia uno dei più bei libri. Grazie. Mi piace anche come illustrato, come la pagina è, come viene, come le poche parole che bastano. Molto poetico. Molto poetico, proprio veramente molto bello questo. Inglese, infatti non poteva essere americano. Adesso arriva a pensare. Esattamente. Forse. Ti possiamo chiedere qualche anticipazione di qualcosa che è in preparazione, che si può già spoilerare? Sì, possiamo già spoilerare. Noi ieri abbiamo presentato qui in fiera il libro per preadolescenti, Consenso, possiamo parlarne, ma sul tema del consenso si uscirà a gennaio una piccola narrativa per bambini e bambini dai 6 anni in su. Che bello. Quindi è un tema molto importante e dobbiamo parlarne a tutti i livelli. E uscirà a gennaio. Allora ci rivediamo a gennaio. Benissimo. Per Perfetto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.